Lo scorso 2 marzo 605 allievi dei Vigili del Fuoco che vedete alle nostre spalle e il personale amministrativo e formativo del corpo sono stati in udienza da Papa Francesco, hanno colorato Piazza San Pietro. Noi oggi non solo li salutiamo e li ringraziamo tutti, abbiamo il piacere tra i tanti di avere ospiti Giulio Capuano, vicecomandante delle scuole centrali antincendi, e Raffaele Bartoletti, che è ispettore antincendi. Grazie davvero di cuore. Per ritornare a quella piazza e a quell'emozione. Architetto, parto da lei, se mi permette. Che cosa è stato per lei quel giorno, quel guardare occhi negli occhi? Abbiamo delle foto bellissime di Papa Francesco. Beh, per un credente avere il rapporto così vicino col Santo Padre può essere un'emozione fortissima. Un'emozione che ancora oggi sento addosso nel ricordare quei momenti. È stata per me anche una seconda esperienza, perché avevo già partecipato in occasione di un altro corso, il 72esimo corso allievi vigili del fuoco, quindi una ripetizione, ma anche se una ripetizione, per me ha rappresentato veramente un'invasione del mio animo. Di emozioni fortissime. Tra l'altro c'è stato proprio Bartoletti, si vedeva quasi la confidenza, la sintonia, lo vediamo nelle foto, tra questo Papa e un riconoscere in un certo senso anche il vostro loro. Pochi sanno che anche nelle missioni del Papa, nei viaggi soprattutto apostolici in Italia, ci siete anche voi, e lei qualcuno ne ha fatto. Sì, diciamo, noi contribuiamo alla sicurezza anche dell'evento, quindi diciamo al dispositivo di soccorso, facciamo dei potenziamenti quando ci sono queste visite del Santo Padre. Io ho partecipato in un paio di occasioni quando si è recato a Venezia, ad Ancona. Senta, ma mi dica una cosa, Bartoletti, prego. Quando arriva la chiamata, non so com'è il fax, non lo so come comunicate, così dice tu sarai al seguito di Papa Francesco, dico questo, oppure di un capo di Stato. Cosa succede? Certo, insomma, c'è un po' di, comunque chiaramente un po' di tensione positiva, perché diciamo noi siamo comunque preparati per fronteggiare tutte queste emergenze, però chiaramente quando c'è un capo di Stato o il Santo Padre, insomma, chiaramente le attenzioni sono maggiori, quindi bisogna verificare che tutto sia in funzione, tutto sia a posto, come facciamo normalmente comunque. Però lì c'è qualcosa, come un granello qualcosa di più c'è. Vogliamo vedere, rivivere quell'emozione, vogliamo tornare per un momento a Papa Francesco. Guardate veramente la felicità nel saluto che lui offre ai Vigili del Fuoco. Saluto gli allievi del corso di formazione per Vigile del Fuoco. Intanto guardate una piazza coloratissima, rassicurante. Devo dire che per chi guarda questa immagine, l'idea che ci siano degli angeli, perché poi nell'immaginario collettivo questo, quando uno dice beh io chiamo i Vigili del Fuoco, vuol dire che l'ultima spiaggia c'è sempre. Architetto, che cosa spinge oggi, posso chiederle anche, una persona come lei, che tra l'altro è un architetto che ha deciso poi di interpretare la professione forse nell'idea più originaria, quella di salvaguardare, progettare, ma anche poi custodire la vita che vi è affidata. Cosa spinge oggi a farsi Vigili del Fuoco? Lei ha contatto con i giovani. Il compito istituzionale del Corpo Nazionale è garantire l'incolumità pubblica e privata del cittadino e la salvaguardia dei beni. Quindi la componente tecnica entra nell'ambito della salvaguardia dei beni, oltre alla difesa civile, al controllo dell'energia nucleare in tempo di pace. L'impulso primario nasce dalla disponibilità verso gli altri per garantire la sicurezza e l'incolumità del cittadino. È un qualcosa di naturale che nasce in ognuno di noi, e sono sicuro che gli allievi che scelgono questa professione condividono esattamente questa posizione con noi addetti alla formazione. Nella mia vita professionale ho svolto diversi ruoli in ambito operativo. Oggi mi occupo di formazione e sono contento di
aver raggiunto l'ambito della formazione dopo un'esperienza professionale passata presso i comandi, perché è il momento in cui si riesce ad avere il contatto con questi ragazzi, che vivono queste emozioni, queste emozioni forti, vive, sono per noi tutta energia, energia che dobbiamo poi canalizzare nella professionalità del soccorritore, perché io amo dire spesso ai ragazzi, in adunata, in tutte le occasioni, non esiste l'eroe vigile del fuoco, esiste il professionista del soccorso, esiste il tecnico dello Stato che si prepara quotidianamente, che allarga i suoi orizzonti seguendo la ricerca scientifica, seguendo l'evoluzione della società e cura la formazione per tutta l'attività professionale fino al momento in cui andrà in pensione. Solo in questo modo si potrà garantire la sicurezza del cittadino, solo in questo modo si potrà affrontare sull'intervento ogni tipo di scenario che possa mettere in discussione la sicurezza del cittadino. Questo è un punto molto importante. Io ho un po' io approfitto di voi. Tra pochissimo, Andrea, ecco, avete il gelato se non mi sbaglio, quindi in televisione senza gelato, se non c'è quello non si parla. Voi siete consapevoli di tutto questo? Cioè, siete consapevoli di quello che andrete a fare? Qui non si tratta soltanto di spegnere l'arbusto, si tratta di vedere a volte vite sfigurate, vite in condizioni tremende, senza parlare poi del discorso del terrorismo, di tutta una serie di nuove emergenze che stanno emergendo. Chi c'è il primo? Ecco, Andrea 1, facciamo così. Sì, siamo consapevoli, ma come ha già specificato l'architetto, non siamo degli eroi, siamo dei professionisti, ci alleniamo e ci addestriamo per questo nostro lavoro. Dove non arriva poi la nostra professionalità, arriva il cuore, arriva la fede, arriva Santa Barbara. Santa Barbara, che è la vostra protettrice. Tra l'altro voi avete regalato al Papa in questa occasione una icona di Santa Barbara. Andrea 2, chiamiamo così. Sì. Pensavo una cosa, la paura. Questa è una cosa di quelle che su cui mi interrogo da sempre quando ho a che fare con voi. Che siate i vigili del fuoco, il corpo poi, la polizia, i carabinieri. Ma la paura come si seda? Come si tiene a bada? Paura, non mi dite che non avete paura, che io forse non ci crederei. La paura fa parte di ognuno di noi, la paura sta in ognuno di noi. E solamente bisogna vincerla, aiutando chi ha bisogno, con anche un supporto psicologico, dando una mano alle persone. Con la parola persone. Giusta. Sì. È vero, questo non ci avevo mai pensato. E Bartoletti diceva, Capuano, diceva... non esistono eroi, non esiste il guerriero solitario. Il senso della squadra, della comunità, vedervi tutti insieme in Piazza San Pietro, a noi dà il senso di questa grande comunione tra di voi. Che significa avere la responsabilità poi dei ragazzi? Che significa fare il caposquadra in una missione come la vostra? Per me è una missione, non è un lavoro semplice, non è un lavoro come tutti gli altri. Sicuramente una missione, diciamo, su questo ne siamo tutti consapevoli e diciamo che la responsabilità del caposquadra è molto, molto gravosa, perché ha due compiti fondamentali. Primo, insomma, capire il problema, quindi risolvere l'intervento, ma diciamo non meno importante, anzi importantissimo, è tutelare anche la sicurezza dei componenti della squadra, certo, dei suoi uomini. E questo, cioè, è una cosa che va di pari passo, quindi deve diciamo, capire in frazioni di secondo qual è la decisione giusta da prendere. Chiaramente l'affidamento è importante per una squadra, rispetto la collaborazione, sono degli elementi che si acquisiscono col tempo, con l'addestramento che facciamo anche, diciamo, quando non usciamo. Noi puntiamo molto sull'addestramento anche nelle caserme, insomma, adesso stando qui alla scuola di formazione bombardiamo questi ragazzi, insomma, con lezioni teoriche, pratiche. Perché devono farsi spirito giusto per entrare ad essere come voi, per entrare sicuramente. Ad essere no, ma devono essere innanzitutto preparatissimi. E poi per poter affrontare tutti i tipi di imprevisti, di pericoli che potrebbero
accadere. E poi anche puntiamo molto sul ruolo del caposquadra, quindi sul ruolo del, noi lo chiamiamo Ross, responsabile operativo del soccorso. Perché c'è una voce a cui rifarsi, a quella bisogna tendere, evidentemente, perché tutto il lavoro venga fatto nel migliore dei modi. A proposito di imprevisti, questi sono gli imprevisti che ci piacciono tanto, ce ne andiamo, in realtà non è un imprevisto, è un nostro desiderio, una necessità. Giacomo Avanzi, linea pronta, noi entriamo e usciamo, una piazza. Una piazza nella quale restiamo perché Antonella ha una curiosità che forse non tutti sanno. Noi l'abbiamo scoperta stamattina. Antonella. Sì, Lucia, perché in realtà anche lo Stato del Vaticano, essendo uno Stato vero e proprio, ha un suo corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che addirittura data, si hanno le prime certificazioni intorno al 1800-1820. Soprattutto se si considera quanti siano i beni, quanti siano le opere d'arte all'interno dello Stato del Vaticano, beh, il lavoro è veramente grande. Un'altra cosa che mi faceva piacere ricordare, proprio per riuscire a conoscere meglio il corpo dei Vigili del Fuoco, è il loro sito internet che è www.vigilidelfuoco.it. Perché appunto qui si può scoprire che i Vigili del Fuoco non spengono solo gli incendi, ma hanno tantissime attività e qui le possiamo trovare tutte. Brava, brava Antonella, questo è anche il modo per capire come approcciare anche il vostro lavoro e chissà, scoprire una vocazione nel nostro cuore, perché cuore e fegato, io chiedo perdono ai telespettatori, mi sposto leggermente, cuore e fegato sono le due componenti di questo mestiere, io ho Michael e Luigi. Io torno sul discorso della lucidità a cui deve rispondere chiaramente il fegato, ma anche a quei palpiti del cuore, perché voi avete la vita delle persone in mano. Voi siete consapevoli anche di questo? Capite che a volte la vita di qualcuno può dipendere da voi? Prego. Allora, buongiorno. La prima cosa che ci stanno insegnando è infatti la sicurezza nostra, prima la nostra sicurezza. Perché se non, diciamo, non siamo noi in una situazione di metterci in sicurezza, non possiamo operare ed aiutare il prossimo. E quindi ovviamente il nostro cuore batte pensando di andare a salvare altre persone, ma noi siamo, penso, animati da ama, diciamo, il tuo prossimo come te stesso, quindi per noi è proprio, diciamo, una missione. Quella di espletare con professionalità e con, diciamo, con senso di responsabilità, questo che non definisco un lavoro, ma proprio uno stile di vita, diciamo. Voi a giugno finite il corso. Quanti mesi dura quel corso? E posso dirle una cosa, al di là delle nozioni, delle tecniche acquisite, cosa le lascia questo corso? Ma in realtà, allora, il corso dura circa 6 mesi. In questo momento, perché è stata una fase riduttiva di quello che è in realtà il corso di un anno, e mi rifaccio un po' alla missione, quella precedente, nel senso che, come nell'ambito religioso, che una persona che si accosta alla fede religiosa lo fa per fede, non per uno stipendio, ed immaginiamo. È quello che facciamo anche noi, perché non, la nostra è proprio una missione, o lo hai dentro questo lavoro o non lo fai semplicemente per lo Intanto stipendio. Intanto io faccio un applauso, anche perché voglio dire che il più giovane è dell'88, quindi ragazzi che hanno le idee molto molto chiare al riguardo. Noi ce ne andiamo un minuto in pubblicità, poi torniamo a Piazza San Pietro perché c'è l'udienza, ma torniamo anche a quella gioia bellissima che ha portato i nostri Vigili del Fuoco il 2 marzo, proprio davanti a Papa Francesco. Manciata di secondi perché Papa Francesco è già arrivato con il vicecomandante delle scuole centrali antincendi Giulio Capuano e l'ispettore antincendi Raffaele Bartoletti. Ritorniamo a quel 2 marzo in cui Papa Francesco ha salutato gli allievi della scuola nazionale per dire semplicemente ci sono e dare, se vogliamo, anche il suo grazie, la gratitudine di tutto il paese nei confronti del lavoro che fate. Bartoletti, posso farle una domanda? Cosa le lascia il sapere del sostegno anche di Papa Francesco? Diciamo, è fondamentale, diciamo. Quindi no, è stata una giornata bellissima, un'emozione grande, che ricordiamo sempre con piacere. Insomma, tutti di quelle che si tengono veramente nel cuore. Sì. Architetto, un motivo per diventare, per tornare ad essere i Vigili del Fuoco, per entrare in questo corpo meraviglioso, qual è? Lei lo dice ai giovani. Amare il prossimo, vabbè, io non penso che si potesse chiudere, perché quel grazie a questo amore che date ve lo ha dato Papa Francesco. Noi, se volete, torniamo dopo l'udienza, state con noi, ma soprattutto con Papa Francesco in Piazza San Pietro. Grazie a tutti, grazie Antonella.